Buongiorno, Shavuot Tov, studiamo il Daf di oggi, Masechet Shabbat, Daf Tzadi Gimel, trattato Shabbat, pagina 93. Cominciamo dalla Mishnah in Daf Tzadi Bet, Amud Bet, 92b. Dice la Mishnah, Hamotzi Kikar, Lirshut Rabim Chayav, colui che trasporta di Shabbat una pagnotta nella proprietà, dalla proprietà privata a quella pubblica, è Chayav, deve portare un Korban. Questa è una regola chiara e semplice, viene semplicemente messa qui come introduzione alle prossime regole, che sono meno chiare, dove ci sono delle dispute. Dice la Mishnah, Otzi Uhu Shenaim Petorin, se due persone insieme trasportano questa pagnotta dalla proprietà privata a quella pubblica o viceversa, Peturin non sono chayavim di portare un korban e la Gemara ci spiegherà perché. Lo yachol echad leotzio veotziu shenaim, se è un caso dove due persone trasportano da una proprietà all'altra un oggetto talmente pesante che ciascuno da solo non sarebbe in grado di trasportare, la prima opinione dice chayavin, devono ciascuno portare un korban, ve Rabbi Shimon poter, invece Rabbi Shimon dice che sono entrambi peturim. Quindi il primo caso parlava di due persone che trasportano un oggetto che evidentemente ciascuno riuscirebbe da solo a trasportare, in questo caso peturim. Il secondo caso invece parla di un oggetto che ciascuno da solo non sarebbe stato in grado di trasportare, e qui c'è una disputa. Prima opinione dice Chayavim, la seconda dice Peturim, e adesso vedremo la Gemara che ci elabora un po' di più e ci darà tre opinioni in realtà su questa questione. Amar Rav Yuda Amar Rav, disse Rav Yuda nome di Rav, ve Amri la Amar Abaye, c'è chi dice che lo disse Abaye, ve Amri la, c'è chi dice Bematnita Tana, che in effetti è stato studiato in una Beraita. Ad ogni modo, che cosa? Zeyachol, ve Zeyachol, un caso in cui due trasportano un oggetto da una proprietà all'altra e entrambi da soli sarebbero stati in grado di trasportarlo, Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir dice che sono ciascuno Chayav di aver trasportato questo oggetto, ve Rabbi Yehuda, ve Rabbi Shimon Poterim, mentre Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon entrambi dicono che in questo caso sono Peturim, non devono portare il Corban. Un altro caso, Ze Enoyachol, ve Ze Enoyachol, se è un caso dove entrambi da solo, ciascuno da solo non sarebbe stato in grado di trasportare questo oggetto perché è talmente pesante. Allora, Rabbi Yehuda e Rabbi Meir Mechayvim, Rabbi Shimon Poter, in questo caso Rabbi Meir e Rabbi Yehuda dicono che ciascuno è Chayav, invece Rabbi Shimon dice che ciascuno è Patur. Terzo caso, Ze Yachol ve Ze Enoyachol, se è un caso dove due trasportano un oggetto, uno sarebbe in grado di trasportarlo da solo, l'altro invece non sarebbe in grado se non che con l'aiuto del compagno, Divrei Hakol Chayav, secondo tutti è Chayav. Quindi se vogliamo riassumere, abbiamo tre casi e abbiamo tre opinioni. Allora, i tre casi quali sono? Il primo caso è quello estremo, due che trasportano un oggetto quando ciascuno da solo sarebbe stato in grado di trasportarlo da solo. Zeyachol ve Zeyachol, ciascuno da solo sarebbe stato in grado di trasportarlo. L'altro estremo invece è il caso in cui due trasportano un oggetto che ciascuno da solo non sarebbe stato in grado di trasportare. Ze Enoyachol ve Ze Enoyachol, lui da solo non ce la farebbe e lui da solo non ce la farebbe. Terzo caso è una via di mezzo, Zeyachol ve Ze Enoyachol, due trasportano un oggetto, uno dei due sarebbe in grado di trasportarlo da solo, l'altro invece non sarebbe in grado. Abbiamo tre casi e abbiamo tre opinioni. Rabbi Meir dice in tutti e tre casi entrambi sono Chayavim, quindi sia se ciascuno da solo sarebbe in grado di trasportarlo, sia se ciascuno da solo non sarebbe in grado di trasportarlo, sia se uno sarebbe e l'altro non sarebbe, in tutti i casi tutti e due sono Chayavim, entrambi devono portare un Korban. Riguardo invece Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon, allora, il primo caso che è quello dove entrambi, ciascuno da solo riuscirebbe a trasportare l'oggetto da solo, sono tutti d'accordo che è Patur, sono tutti d'accordo che entrambi sono Peturim. Andando invece al terzo caso, che è la via di mezzo, dove uno è in grado di trasportare, l'altro non è in grado di trasportare, entrambi sono d'accordo che sono Chayavim entrambi. Nel caso invece in mezzo, ovvero il caso, cioè tra i tre,
che è l'altro estremo, il caso in cui trasportano un oggetto che ciascuno da solo non sarebbe stato in grado di trasportare, Rabbi Yudah mi dice qui ciascuno è Chayav, Rabbi Shimon invece mi dice no, qui sono entrambi Peturim. Solo nel terzo caso, dove uno sarebbe in grado da solo e l'altro non sarebbe in grado, uno dei due sarà Chayav. Non so se prima ho detto che entrambi sono Chayavim, ho sbagliato, uno dei due sarà Chayav e la Gemara poi ci dirà quale dei due è Chayav. Ok, allora dice la Gemara, Tanya Namiachi, abbiamo anche studiato una beraita che dice Hamotzi Kikale Reshut Rabim, se una persona trasporta una pagnotta in proprietà pubblica di Shabbat, Chayav deve portare un korban, questo è chiaro. Hotzi Ushenai, se sono invece in due a trasportare questa pagnotta, Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir dice saranno entrambi Chayavim, sempre. Rabbi Yudah invece dice dipende, se ciascuno non sarebbe in grado di trasportarlo, se ciascuno da solo non sarebbe in grado di trasportarlo, sono chayavim. Veim lav, se invece no, cioè se ciascuno sarebbe in grado di trasportarlo, peturim, sono entrambi esenti. Rabbi Shimon poter, invece Rabbi Shimon mi dice no, anche se ciascuno non sarebbe in grado di trasportare questo oggetto da solo, sono comunque peturim. Ok. Dice la Gemara Mena Hani Mili, da dove sappiamo questo? E qui la Gemara ci porta la fonte di Rabbi Yudah e Rabbi Shimon e dopodiché la fonte di Rabbi Meir. Quindi ricordiamoci, per Rabbi Yudah e Rabbi Shimon, se due persone trasportano un oggetto quando ciascuno da solo sarebbe stato in grado di trasportarlo da solo, sono peturim, quindi su quello non c'è discussione. La domanda è sul secondo caso, il caso in cui due trasportano un oggetto, dove ciascuno non è in grado di trasportarlo da solo, Rabbi Yudah mi dirà sono entrambi chayavim, Rabbi Shimon mi dirà sono entrambi peturim. Il terzo caso, uno riesce da solo, l'altro non riesce da solo, uno dei due sarà chayav, sia secondo Rabbi Yudah, sia secondo Rabbi Shimon. Allora, dice la Gemara, Detano Rabbanan, c'è una braita che insegna, Ba'asotah, la Torah dice così, qualora, poi vedremo il passù più per esteso in Daf Tzadikim e Amud Alef, intanto ci interessa la parola Ba'asotah, qualora un'anima dovesse trasgredire una delle mitzvot che non può fare, facendola, la Torah dice Ba'asotah, facendo essa, allora, il soggetto di facendola chiaramente è la trasgressione, facendo essa la trasgressione. Qui invece la Braita lo intende come se il soggetto è la persona, facendo ella, la persona, questa trasgressione. Da qui impariamo che cosa? Ha oset kula, velo ha oset mikzata. Solo se una persona sola fa tutta la vera deve portare il korban, non se una persona fa parte della vera. Questo è quello che impariamo da Ba'asotah. Se ella fa la trasgressione, ma deve essere una sola persona che la fa tutta e non che fa parte della trasgressione. Keitzad e la Braita spiega. Shenaim shayu ochazin bemalgez velogzin. Se due persone tengono insieme un forcone e accumulano il grano, de Shabbat è vietato, oppure becharkar veshortin, tengono questo bastone che usano i tessitori per separare e disporre bene i fili in verticale e in orizzontale e fanno questa pratica, che è vietata di Shabbat, oppure bekulmus vekotvin, entrambi due persone tengono il pennino e scrivono, vietato di Shabbat, oppure bekane, tengono un bastone qualsiasi, veotziun di Rashut Rabim e lo trasportano in proprietà pubblica. Quello che hanno in comune queste quattro cose è che si tratta di un oggetto che ciascuno da solo sarebbe in grado di trasportare da solo, eppure lo fanno due insieme. Yahol yu chayavin, avrei potuto pensare che entrambi sono chayavim, che in effetti questa è l'opinione di Rabbi Meir, però qui parliamo di Rabbi Yudah e Rabbi Shimon, che entrambi dicono che non è chayav, non sono chayavim. Talmud Lomar, per escludere ciò ci invece la Torah, Ba'asotah, quando ella, la persona, fa tutta la vera e chayav. Haoset kula, colui che fa tutta la vera e chayav, velo haoset mitzata, non chi fa parte della vera. Siamo adesso in Tzadikim el Amud Alef 93. Però, Beigul Shadevela, se due persone tengono un blocco di fichi secchi, una volta si usava essiccare dei fichi insieme in forma circolare, come un cerchio, in forma rotonda, e diventava un blocco di fichi secchi che era molto pesante e servivano due persone per trasportarlo.
Veoziu del Rosh Tarabim e lo trasportano in proprietà pubblica. Oppure Bekorà, due persone che tengono una trave, Veoziu del Rosh Tarabim e lo trasportano in proprietà pubblica. Rabiuda Omer, dice Rabiuda, Im lo yachol echal deoziu veoziu shenaim chayavim. Se ciascuno da solo non sarebbe in grado di trasportare la trave da solo o questo blocco di fichi secchi, sono entrambi chayavim. Veim lava, altrimenti se ciascuno da solo fosse in grado di trasportarli, peturim sono peturim. Rabbi Shimon dice, anche se si tratta in un caso in cui ciascuno da solo non sarebbe in grado di trasportare tutto questo articolo, e lo trasportano in due, peturim sono esenti. Per questo ci dice la Torah, ba'asotah. Quando ella farà l'avera, se è una sola persona che fa tutta l'avera, tutta la trasgressione, deve portare il korban. Se invece sono in due a fare la trasgressione, staranno peturim. Questa è la braita, ma non ci ha spiegato veramente le motivazioni di Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon. Questa braita semplicemente si limita a dire, la Torah dice, ba'asotah, solo se una persona fa tutta l'avera, sarà chayav. Ma non ci ha spiegato perché c'è differenza tra Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon. Ci ha solo spiegato che se ciascuno da solo fosse in grado di trasportare quell'oggetto, sarebbero peturim. Perché la Torah dice se una persona fa la vera, non se due la fanno insieme. Però poi quando si tratta di un caso in cui ciascuno da solo non è in grado di fare questa vera, di fare questo trasporto, ad un tratto Rabbi Yehuda mi dice che sono chayavim e Rabbi Shimon mi dice che sono peturim. Perché? E adesso la Gemara spiega perché. Bemai kamifleghi, in cosa discutono? Bemai vuol dire in cosa? Bemai kamifleghi, si discupele, vuol dire metà. Dove si dividono? Dice la Gemara behaikra, in questo pasù che abbiamo appena citato, di cui abbiamo appena citato una parola, ba'asotà. La Torah dice così, vein nefesh achat, se una, qualora una anima, un'anima una, diciamo, nefesh achat, tradotto letteralmente, un'anima una, techetà, dovesse peccare, bishgaga, inavvertitamente, involontariamente, me amarez, il popolo, cioè diversamente da quello di cui si parlava prima, del Kohen Gadol, piuttosto che del Sanedrin, o il pubblico che fa in base al Sanedrin, o il re, qui si tratta dell'individuo, ba'asotà, facendo. Allora, dice la Gemara, Rabbi Shimon Savar, dice Rabbi Shimon, tiene Rabbi Shimon, telata vuol dire tre, telata mi ute ketive, ci sono qua tre esclusioni, cioè la Torah mi dice tre parole che indicano un'esclusione, ovvero la Torah dice nefesh, se anima vuol dire una e non due, achat, di nuovo, una e non due, ba'asotah, facendo ella, vuol dire ella e non due. Ci sono tre parole in questo passù, quando parlano della persona che pecca, che dicono se una persona pecca, anima, una, ella. Non so, essa o ella per l'anima, non so esattamente, io direi ella. Quindi tre parole che vengono a escludere qualche cosa, cioè a dire che solo se è una persona è chayav, non se sono due. Allora, è come se fosse scritto, dice Rabbi Shimon, nefesh techetah, un'anima che pecca, achat techetah, una che pecca, ba'asotah techetah, facendo pecca. La parola pecca compare una volta sola. Im nefesh achat techetah, bishgagah, ba'asotah. Anima, una, pecca, facendo. Ma noi facciamo così, abbiamo tre parole che indicano uno e non due. Allora, nefesh che pecca, achat che pecca, ba'asotah che pecca. E quindi, Chad le maute iseo kerve zemaniach. Una di queste esclusioni viene a dirmi questo: solo se una persona fa tutta la vera è chayav del korban, escluso una persona che fa mezza. Cioè, abbiamo visto parecchie volte che quando si tratta di trasportare da una proprietà all'altra, bisogna fare akira, cioè alzare, e bisogna fare hanachah, bisogna appoggiare. Dice Rabbi Shimon, se una persona fa sia akira, sia alza, e sia hanachà, e sia appoggia nell'altra proprietà, è chayav. Altrimenti, se uno fa solo akira e l'altro fa hanachà, o viceversa, sono peturim. Le maute iseo kerve zemaniach. Ad esempio, una persona in proprietà privata alza un oggetto e lo porge in proprietà pubblica senza appoggiarlo, e qualcuno in proprietà pubblica lo prende dalla mano e lo appoggia. Allora, chi era in proprietà privata solo alzato, chi in proprietà pubblica solo appoggiato, è vietato. Però sono peturim, perché dice Rabbi Shimon, la Torah mi dice, se una persona fa la vera consiste in alzare e appoggiare. Qui, una persona ha alzato, l'altra ha appoggiato, ciascuno ha fatto mezza vera, sono peturim.
V'chad, l'altra esclusione, le maute zeyachol ve zeyachol, viene a escludere il caso in cui due persone trasportano un oggetto da una proprietà all'altra, dove ciascuno da solo sarebbe in grado di trasportare tutto l'oggetto. Dice la Torah, sono peturim, perché ho detto se una persona fa la verà, non se la fanno in due. V'chad, le maute zeyachol ve zeyachol. E un'altra esclusione viene a dirmi che se due persone trasportano l'oggetto insieme da una proprietà all'altra, anche se ciascuno da solo sarebbe in grado di trasportare tutto l'oggetto, ad ogni modo sono entrambi peturim, perché la Torah mi dice se una persona pecca. Quindi ho tre esclusioni. Dei nostri tre casi di cui parlavamo, abbiamo escluso due, perché qui viene introdotto un altro caso, uno che alza soltanto e l'altro che appoggia. Quindi se abbiamo tre esclusioni, il primo mi esclude uno che solo alza o solo appoggia, che è patur. L'altro mi dice due che trasportano se entrambi sarebbero in grado di trasportarlo da soli. E la terza esclusione mi esclude il caso in cui due che trasportano quando ciascuno da solo non sarebbe in grado di trasportare. Mi rimane però il terzo caso, che è quello dove uno può e l'altro non può. Lì non ho esclusione, quindi lì uno dei due sarà Chayav e la Gemara più avanti ci spiegherà quale dei due è Chayav. Quindi lì anche Rabbi Shimon dice che è Chayav. Vediamo invece Rabbi Uda. Rabbi Uda invece cosa dice? Chad le maute zeo kerve zemaniach. Dice Rabbi Uda sì. La prima esclusione viene a dire, come diceva Rabbi Shimon, che se uno solo alza e l'altro appoggia è patur, perché questa è la prima esclusione. Vechad le maute zeyachol ve zeyachol, l'altra esclusione viene a dire che in caso in cui due persone trasportano un oggetto dove ciascuno da solo sarebbe in grado di trasportare tutto l'oggetto, sono peturim. Vechad, ma la terza esclusione, le maute yachich sa'ab orad bedin, viene a escludere il caso in cui un individuo fa una certa verà, perché si basa su ciò che il Sanedrin gli ha detto. Ad esempio, il Sanedrin dice che un certo tipo di grasso è permesso da mangiare e lui lo mangia, dopodiché il Sanedrin si rende conto di aver sbagliato, dice Rabbi Uda, questo individuo non porta il Corban. Quindi per Rabbi Uda questa terza esclusione è già occupata, è occupata per questo caso. Quindi dei nostri tre casi originali soltanto uno di questi, dice Rabbi Uda, sarà patur, perché noi abbiamo tre esclusioni. Se uno è occupato per dire che se uno alza soltanto e l'altro appoggia soltanto è patur, l'altra viene a dire che se l'individuo fa in base a quello che dice Sanedrin è patur, mi rimane solo una esclusione. Quindi dei tre casi di cui abbiamo parlato, di due persone che fanno un trasporto insieme, escludo solo il primo caso, ovvero il caso in cui due persone trasportano un oggetto dove ciascuno sarebbe in grado di trasportare tutto l'oggetto da solo, sono entrambi peturim. Da là in poi, cioè dal prossimo caso, che è il caso in cui due trasportano un oggetto quando ciascuno da solo non sarebbe in grado di trasportare l'oggetto, sono perché non ho più esclusioni. Rabbi Shimon, invece Rabbi Shimon mi dicevano che ho tre esclusioni, di cui due sono per i tre casi di cui abbiamo parlato prima. Perché lui tiene Yahich Asab Urad Bedin Chayav, perché lui dice che effettivamente un individuo che fa una verà basandosi su ciò che sulla direttiva del Sanedrin deve sì portare il Corban, non è escluso. Quindi qui c'è una disputa se l'individuo che fa in base alla direttiva del Sanedrin una certa verà deve portare il Corban o no. Secondo Rabbi Uda no, e quindi ho bisogno una di queste esclusioni, viene occupata per insegnarmi questo. Secondo Rabbi Shimon invece no, è Chayav, e quindi non c'è esclusione, mi rimane un'esclusione superflua, e quindi lui dei tre casi ha due casi in cui mi dirà che è patur, perché ci sono due esclusioni ad uso, invece per Rabbi Uda ce n'è soltanto una, perché l'altra è occupata per insegnare che l'individuo che fa in base al Sanedrin è patur. Questo è Rabbi Uda e Rabbi Shimon, che erano d'accordo almeno su una cosa, che se due trasportano un oggetto, quando ciascuno da solo sarebbe in grado di trasportare tutto l'oggetto, sono peturim. Rabbi Meir invece, Rabbi Meir, mi dice che anche in quel caso è chayav. Perché? Miketiv nefesh techeta, achat techeta, basotach techeta, ci sono forse tre esclusioni, cioè è forse scritto nefesh che è una esclusione, achat che è un'altra esclusione, basotach che è un'altra esclusione. No, non sono tre, dice Rabbi Meir, tre miute chetive, ci sono due esclusioni. Perché? Perché Rabbi Meir mi dice non puoi separarmi nefesh achat, letteralmente vuol dire anima una, devi per forza usare delle parole per comporre una frase. Quindi la Torah quando dice nefesh achat intende dire una sola esclusione.
Poi quando c'è Ba'asotà, questa è un'ulteriore esclusione, ma le prime due parole, dice Rabbi Meir, non puoi separarle, come dite voi Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon, che costituiscono due esclusioni. Per me Rabbi Meir è una sola esclusione. Quindi, Chad le maute zeo kerveze maniach, una di queste esclusioni cosa mi dice? Che se una persona alza, fa akira, e l'altra persona appoggia, ciascuno è patur, sono entrambi peturim, perché ciascuno ha fatto mezza attività vietata, e l'altra esclusione viene a dirmi che un individuo che fa in base a quello che dice il Bedin, una verà, basandosi sul Sanedrin che dice che è permesso farla, non deve portare il Corban. Quindi cosa succede? Che Rabbi Meir parte con due esclusioni, e queste due esclusioni sono già occupate per due casi che non fanno parte di quei tre casi di cui stavamo parlando. Noi parlavamo di tre casi dove due persone fanno trasportano qualche cosa insieme. Un caso in cui ciascuno da solo sarebbe in grado di trasportare, l'altro caso dove ciascuno da solo non sarebbe in grado di trasportare, il terzo caso uno è in grado e l'altro non è in grado. Dice Rabbi Meir, io ho due parole che mi dicono che solo se la persona da sola fa la verà deve portare il Corban, e non se non fa tutta la verà non deve portare, e non se due persone insomma ho due esclusioni, due parole che mi dicono che in due casi la persona che fa una certa verà non deve portare il Corban, e queste due esclusioni sono per due casi che non rientrano nei tre di cui abbiamo parlato. Uno è chi alza soltanto e chi appoggia soltanto, che è Patur. L'altro è chi fa in base a quello che dice il Sanedrin, che non deve portare il Corban. A questo punto, dei tre casi di cui stiamo parlando, non ho alcuna esclusione, quindi lì ciascuno è Chayav. Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon invece sono dell'opinione che abbiamo tre esclusioni, non due, però discutono se colui che fa in base a quello che dice il Beit Din è Chayav o meno. Per Rabbi Yehuda non è Chayav, per Rabbi Shimon invece è Chayav. E quindi abbiamo tre esclusioni. La prima esclusione, mi dice Rabbi Yehuda, è sempre per chi alza e chi appoggia, che ciascuno è patur, non è chayav. La seconda esclusione è per dire se due trasportano un oggetto quando ciascuno sarebbe in grado di farlo da solo, è patur. E la terza esclusione è per dire che se uno fa in base al Beddin è patur. A questo punto, dei tre casi di cui abbiamo parlato, me ne rimangono due dove non c'è esclusione, quindi saranno chayavim. Quindi il caso in cui due trasportano quando ciascuno non sarebbe in grado di trasportare, sono chayavim. E anche il terzo caso dove uno può e l'altro non può. Per Rabbi Shimon abbiamo anche tre esclusioni. La prima è per dire che chi alza soltanto e chi appoggia soltanto è patur. Dopodiché me ne rimangono due. Una per dire che se due trasportano un oggetto quando ciascuno da solo sarebbe in grado di trasportarlo è patur. L'altro invece per dirmi che se due trasportano un oggetto quando ciascuno da solo non sarebbe in grado di trasportarlo è patur. E dopodiché mi rimane il terzo caso dove uno può e l'altro non può, dove uno dei due sarà chayav. Invece il caso di uno che fa in base a quello che dice il Sanedrin, dice Rabbi Shimon, in effetti deve sì portare il Corban, non devo escludere niente. Ok, adesso la Gemara passa all'ultimo caso dove tutti sono d'accordo che qualcuno è chayav. Amar Mar, insegnava il maestro, Ze yachol ve ze lo yachol, divrei akol chayav. Se due trasportano un oggetto quando uno è in grado di farlo da solo e l'altro no, tutti sono d'accordo che uno è chayav. Hey minayu mi chayav, quale dei due sarà chayav? Chi può farlo da solo o chi non riesce a farlo da solo? Amar Rav Chisda, ze she yachol, dice Rav Chisda, per forza colui che è in grado di farlo da solo. Perché? Dei ze she no yachol, perché se vuoi dirmi che è chayav colui che non è in grado di farlo da solo, ma i kaavi che cosa ha fatto? Non ha fatto niente. Lui da solo non sarebbe in grado di trasportare, soltanto chi da solo è in grado di trasportare ha trasportato, quindi lui è chayav. Dice la Gemara, amma le Ravamnuna, dice Ravamnuna, Rav Chisda, no, posso dirti al contrario, de kamessaya bahadei, colui che non è in grado di trasportare da solo sta aiutando colui che è in grado di trasportare, e quindi colui che è in grado di trasportare, trasportando insieme a qualcun altro, sta trasportando in maniera inusuale. Cioè, se io devo trasportare una penna, chiaramente lo faccio da solo. Se lo trasporto con qualcun altro, non è il modo abituale di trasportare. Quando io faccio qualcosa di Shabbat non nel modo abituale, sono patur. E quindi dice Rav Amnuna a Rav Chisda, guarda, colui che è in grado di trasportare e lo trasporta comunque con qualcun altro, lui dovrebbe essere patur. Perché? Perché lui, essendo in grado di
farlo da solo e lo fa con qualcun altro, sta trasportando in maniera non usuale, quindi sarebbe Patur. Invece l'altro, che non è in grado di trasportare, questo è il modo di trasportare per lui, perché per lui lo può trasportare solo con l'aiuto dell'altro, e quindi lui dovrebbe essere Chayav. Al che gli risponde Rav Chisda, a Marley risponde Rav Chisda, Messaia Embo Mamash, colui che aiuta, aiutare non ha sostanza. Colui che aiuta non sta aggiungendo niente, l'aiuto non è sostanzioso, e quindi colui che aiuta è come se non ci fosse, perché l'altro potrebbe trasportare da solo, quindi non sta aggiungendo niente. Alla fine mi rimane una sola persona che trasporta, che è quello che è in grado di trasportare da solo. Adesso la Gemara porta una sfilza di prove che Messaia è in Bomamash, ovvero che una persona che aiuta, un aiuto non è da considerarsi sostanzioso. Amar Rav Zvid Mishmederava, disse Rav Zvid Mediraba, Afanana Mitanina, anche noi abbiamo studiato in una Mishnah una prova a questo fatto. La Mishnah dice, Haya Yoshev al Gabei Amita, se un Zav, Zav è quella persona che è impuro per via di una certa emissione, e come abbiamo visto molte volte in precedenza, quando si siede su qualche cosa su cui ci si siederebbe o ci si appoggerebbe, lo rende impuro anche se non c'è contatto diretto. Quindi se questo Zav si siede su un letto, ve'arba mito, ve'arba talio tacha tragli amita, e sotto ogni gamba del letto c'è un abito, temeot, sono tutti impuri. Mipneish inai ochora la mod al shalosh, perché il letto non può reggersi su tre piedi. Cioè, quando un zav rende impuro l'oggetto su cui si appoggia anche in maniera indiretta, diventa impuro solo se mette la maggior parte del suo peso. Allora, siccome il letto non può reggersi su tre gambe, bensì solo su quattro, è come se il zav stesse mettendo tutto il suo peso su tutte le gambe, e quindi ciascun abito che si trova sotto ciascuna gamba diventa impuro, perché è come se ci fosse il peso dell'abito su ciascuna gamba. Rabbi Shimon metaher, Rabbi Shimon invece dice che tahor è puro, cioè gli abiti sotto questo letto sono puri, e poi vedremo perché. Un altro caso, Ayaro Cheval Gabei Beima, se una persona sta cavalcando un animale, Ve Arba Talio Tacha Tragle Beima, e capita che sotto le quattro zampe ci sono quattro abiti, un abito sotto ogni zampa, in questo caso Teorot, in questo caso tutti sono d'accordo che gli abiti sono puri, non diventano impuri per via del fatto che il Zav mette il suo peso sull'animale, che a sua volta mette il peso con le sue zampe sugli abiti. Mi penesce io farò la moda a Shalosh, perché in realtà l'animale può reggersi su tre gambe. Allora spieghiamo. Il primo caso che cos'è? Il primo caso è praticamente analogo a quello che dicevamo prima, ze e inoi achol ve ze e inoi achol. Parlavamo prima del caso di due persone che trasportano un oggetto quando ciascuno non è in grado di trasportarlo tutto da solo, e questo è il caso del letto. Abbiamo quattro gambe e abbiamo bisogno per forza tutte e quattro le gambe, perché tre gambe da sole non sono in grado di reggere tutto il peso. Rabbi Uda cosa dice? Nel caso in cui due trasportano un oggetto quando ciascuno non è in grado di trasportare tutto, sono entrambi Chayavim, entrambi hanno fatto la Averà. Anche nel caso del letto, che abbiamo quattro gambe e sono necessarie tutte e quattro le gambe, dice Rabbi Uda, è come un caso di una gamba non può senza l'altra gamba, e quindi tutte le quattro gambe renderanno tamè gli oggetti che stanno sotto. Secondo Rabbi Shimon invece, abbiamo visto che nel caso in cui due persone trasportano un oggetto, quando ciascuno da solo non è in grado di trasportarlo, sono entrambi peturim. Allora anche qua nel caso del letto, cosa vediamo? Che ogni gambo non può senza l'altro gambo, eppure, ci dirà Rabbi Shimon, gli oggetti sotto sono puri, così come nel caso di Shabbat, quando due trasportano un oggetto, quando ciascuno non è in grado di trasportarlo, sono comunque entrambi peturim, non li considero che hanno fatto la Averà. Anche qua tutti gli abiti sotto le quattro gambe del letto sono teorim. Andiamo invece al secondo caso, che è il caso dell'animale. Il caso dell'animale è analogo a al caso di Zeyachol ve Zeinoyachol, cioè uno è in grado di trasportare e l'altro invece non è in grado di trasportare. Nel caso dell'animale sono sufficienti tre gambe, cioè l'animale riuscirebbe a stare in piedi su tre zampe, non ha bisogno veramente della quarta zampa, quindi la quarta zampa non fa altro che aiutare, non fa altro che aiutare l'altra gamba, l'altra zampa. Quindi è un caso di ze e noyachol ve ze yachol. È analogo al caso dove due trasportano un oggetto, quando uno da solo riuscirebbe a trasportarlo da solo, l'altro invece non riuscirebbe. Anche qui le zampe
Su ciascuna zampa possiamo dire: questa è necessaria perché fa parte delle tre zampe che regge un animale, l'altra zampa invece è solamente ausiliare, perché l'animale ce la farebbe anche senza. Allora, cosa succede? Succede che tutti gli abiti che sono sotto questo animale sono puri. Perché? Perché io per ogni abito che si trova sotto una zampa dico: questo abito si trova sotto la zampa che è soltanto ausiliare. Se è solo ausiliare, non lo ritengo che ha il peso del Zav sopra di essa. Quindi dice la Gemara: Lav Mishum de Amrinan, non è forse il motivo che ogni abito è puro perché diciamo Messaia Embo Mamash? Perché appunto il fatto che una gamba aiuti l'altra, quando in effetti non è necessaria, non è considerata come, insomma, non è qualcosa di sostanzioso. E quindi per ogni gamba dirò questo ragionamento: questa gamba non serviva, questa gamba non serviva, questa non serviva, questa per quattro volte, tutti e quattro abiti, potrei dire che si trovavano sotto quella gamba che non serviva. E quindi cosa vedo da questa Mishnah? Che una qualcosa che aiuta non ha alcuna sostanza, e quindi non vedo come se ci fosse il peso sopra, quindi nel caso del Zav, che renderebbe impuro questo abito. Quindi nel caso di due persone che trasportano un oggetto, quando uno dei due aiuta soltanto l'altro, il suo aiuto non è da considerarsi sostanzioso e quindi soltanto l'altro sarà Chayav. Amma Raviuda mi discarta, dice Raviuda da discarta, Leolam Eimalach, veramente potrei dirti che non è così. Messaia Yeshbo Mamash, veramente potrei dirti che chi aiuta è sì da considerarsi sostanzioso e quindi starebbe sì Chayav. Veshani Acha, e sai perché in questo caso del Zab che si trova sull'animale tutti i quattro abiti sono puri? Sai perché? Non perché chi aiuta non è sostanzioso, bensì de akrala le gambre. Magari si tratta che l'animale effettivamente ha alzato una delle quattro zampe e si è retto veramente solo su tre zampe. Cioè, quello che dice Ravi Yehuda da discarta è questo: magari se l'animale veramente si reggesse su quattro zampe, allora lì ti direi che tutti i quattro abiti sono impuri, perché è vero che c'è una zampa che non serve e aiuta soltanto le altre tre, però aiuto è sostanzioso. Sai perché qui sono puri tutti e quattro? Perché magari veramente l'animale ha alzato una delle quattro zampe e quindi io per ogni abito posso dire magari questo abito si trovava sotto quella zampa che era alzata e non c'era il peso del Zav. Cioè, perché adesso l'animale non è più su quegli abiti, non so su quale abito l'animale ha appoggiato il piede, e quindi magari per questo sono tutti puri, però se veramente l'animale si poggiasse con le quattro zampe sarebbero tutti impuri. Dice la Gemarano, dal momento che l'animale a volte alza una zampa, a volte alza l'altra zampa, le hevei che zava mitapech, allora diventerebbe analogo al caso di un zav che dorme e si arrotola. Cos'è questo caso? Dice la Gemara, Milotna, non abbiamo forse studiato una Mishnah che dice questo, zav shaya mutar al chamisha safsadin, o al chamesh pundaot, se c'è un zav che dorme su cinque panchine o su cinque grandi marsupi, le orcante meim, se lui dorme alla lunghezza di queste panchine, allora le rende tutte tamè. Perché? Perché essendo in lunghezza tutto il suo peso è sulla panchina o sul marsupio e quindi lo rende tamè. Se invece le rohban, se si trova sulla larghezza, teorim sono taor. Perché? Perché non mette tutto il peso, c'è solo poca parte del suo corpo che si poggia su questa panchina o su questo marsupio, il resto è ai lati e quindi sono teorim. Yashen safek mitapech alehem, se lui dorme e ha il dubbio se si è arrotolato su di loro in lunghezza, temeim sono tutti impuri. Per via del dubbio posso dire che magari si è arrotolato su ciascuno in lunghezza e l'ha reso tamè. E quindi dice la Gemara, la Veda mi discarta, se tu hai il dubbio dovresti fare tutti i temeim. Allora tu mi dicevi che magari in questo caso l'animale ha alzato una delle quattro zampe e per questo tutti gli abiti sono puri, no? Al contrario, perché avrei detto che su ogni abito avrei detto beh è quello che si trovava sotto la zampa elevata. No, se quello è il caso ho il dubbio se effettivamente ciascuno è impuro, così come questo Zav che si rotola, e dico che ogni panchina, ogni marsupio è impuro. Così anche qua ho l'animale che alza una zampa e abbassa l'altra, ho il dubbio su quale ha messo tutto il peso,
In questo caso dovrebbe rendere impuro tutti gli abiti per via del dubbio. Dal fatto invece che diciamo che sono puri, che cosa imparo? E la lav, non è forse che mi vuole insegnare la Mishnah, Mishum de Amrina Messayem bo Mamash. Per forza si intende che l'animale si poggia con tutte e quattro le zampe. Perché allora gli abiti sono puri? Perché ogni abito posso dire che si trovava sotto quella zampa che aiuta soltanto, e aiutare non è una sostanza, non è qualcosa che considero sostanzioso, e quindi quell'abito che sta sotto quella zampa non regge il peso del Zav, e quindi è puro, e lo dico per ogni abito. Ad ogni modo, da qui abbiamo una prova, come diceva prima la Gemara, che un aiuto non è qualcosa di sostanzioso. Amara papi mishmederava, dice la papi nome di Rava, afanana mitanina. Anche noi abbiamo studiato in una Mishnah una prova a questo concetto, e siamo Zarigim la Mudbet, Rabbi Yosei Omer, dice Rabbi Yosei, hassus metame aliadav, ve achamor al raglav. Dice Rabbi Yosei, così, a differenza di quello che dicevamo prima, che tutti i quattro abiti sono puri, dice Rabbi Yosei, se gli abiti sono sotto un cavallo, allora i due abiti che sono sulle zampe anteriori diventano impuri, se invece sono sotto un asino, i due abiti che sono sotto le zampe posteriori sono impuri. Perché? Shemish enetasus aliadav, perché il peso maggiore del cavallo è sulle due zampe anteriori, vachamor adraglav, invece l'asino, il suo peso principale è sulle zampe posteriori. In italiano tutte e quattro le zampe si chiamano zampe, in ebraico quelle anteriori sono mani, quelle posteriori sono piedi. Quindi questo è il linguaggio che dice la Gemara. Ora, dice la Gemara, veamai, come mai mi dici che praticamente quello che dice Rabbi Yosei, che o i due abiti anteriori sono puri o quelli posteriori sono puri, dipendentemente se è un asino o un cavallo. Veamai, perché? Perché due sono puri? Hakamessaia beade adadi, alla fine dei conti c'è una zampa che aiuta, perché? Se l'animale mette il suo peso principale su due zampe, allora quelle due zampe sono certamente necessarie. Riguardo le altre due zampe, una certamente è necessaria, l'altra invece aiuta. Quindi ogni zampa può essere considerata quella quarta che aiuta. E se aiutare, dal momento che aiuta, dovrebbe essere da considerarsi qualcosa di sostanzioso. Eppure ti dico che sono puri. Lav mishum de amrinan mesayem bo mamash, per forza, perché noi siamo dell'opinione che qualcosa che aiuta non è da considerarsi sostanzioso. Quindi gli abiti su due zampe certamente sono impuri, o quelli anteriori o quelli posteriori, perché lì c'è la maggior parte del peso. Riguardo invece le altre due zampe, è vero che una è necessaria e l'altra no, e quindi è analogo al caso di questo riesce e questo non riesce. Ad ogni modo, siccome però ciascuno dei due può essere da considerato quello che aiuta soltanto, eppure mi dici che entrambi sono puri, da qui vedo che ciò che aiuta non è da considerarsi sostanzioso. Ama Ravashi, dice Ravashi, afanana mitanina, anche noi abbiamo usato una Mishnah che prova questo punto. Rabbi Eliezer Omer, dice Rabbi Eliezer, un Kohen quando fa il suo servizio in Betamigdash deve avere entrambi in piedi scalzi sul pavimento del Betamigdash senza alcuna interposizione, né calze né nient'altro. Ragloachata la clive, ragloachata la rizpa. Se capita che il Kohen poggia un piede sul pavimento, come dovrebbe, e l'altro invece sull'utensile, questo utensile fa interposizione tra il piede e il pavimento. Oppure ragloachata la even, ragloachata la rizpa. Il Kohen mette un piede sulla pietra e un piede sul pavimento. Roin, allora bisogna valutare. Colce iluinatela che lì. Se dovessimo rimuovere questo utensile da sotto il piede, vetinatela even, oppure se dovessimo rimuovere questa pietra che fa da interposizione, yachol amod al raglo achat, e se il Kohen, dopo aver rimosso questo oggetto, fosse in grado di stare in piedi su quell'unico piede che poggia sul pavimento, avodato kesherah, il suo servizio è kasher. Veim lav, avodato pesura, altrimenti il suo servizio è squalificato. Dice la Gemara Veamai, perché? Hakamessaia beadadadi, alla fin dei conti è vero che è in grado di stare su un piede, c'è però l'altro piede che lo aiuta a stare in piedi, e quindi dovrebbe, e siccome l'altro piede aiuta, e l'altro piede non è direttamente sul pavimento del Betamigdash, bensì c'è interposizione un utensile o una pietra, dovrebbe essere squalificato il servizio. Lav mishum de amrina mesem mamash,
non è forse il motivo per cui diciamo che il suo servizio è a posto perché qualcosa che aiuta non è sostanzioso? Quindi il fatto che l'altro piede aiuti e quel piede ha una interposizione non mi riguarda perché aiuto non è sostanzioso. Ama Ravina, disse Ravina, Afanana Mitanina, anche noi abbiamo studiato una prova a questo fatto, dice la Mishnah, Kibel, dice la Beraita, Kibel Beyamin, se il Kohen deve ricevere il sangue del Corban in mano destra, se la riceve con la mano destra, Usmol Messayato, ma si aiuta anche con la mano sinistra, Avorato Kesher, il suo servizio è Kesher, Veamai perché? Haka Messaia, Beadadadi, alla fine abbiamo la mano sinistra che sta aiutando la mano destra, e quindi la mano sinistra non è valida per il servizio in Bet HaMikdash e quindi sta ricevendo questo sangue con un recipiente con la mano sbagliata e dovrebbe essere squalificata. Lav mishum de'amrinan mesayem mamash, non è forse la risposta che il motivo per cui è kasher perché la mano sinistra aiuta soltanto quella destra, perché il Kohen sarebbe in grado di tenere il contenitore col sangue solo con la mano destra. Il fatto che la mano sinistra aiuti non è sostanzioso e quindi non ha un agente squalificante. Amar Mar disse, ok, concluso questo, la Gemara passa al primo caso. Amar Mar disse il Chacham, Zeyachol ve Zeyachol Rabbi Meir Mechayev. Abbiamo visto che se due persone trasportano un oggetto di Shabbat, dove uno da solo sarebbe in grado di farlo e l'altro anche, una penna, una pagnotta con un piccolo oggetto, Rabbi Shimon e Rabbi Yudah mi dicono che sono Peturim, Rabbi Meir mi dice che è Chayav. Ibaia lo chiese la Gemara, Ba'inan shiur la ze ve shiur la ze. Quando diciamo che entrambi sono chayavim, serve però che trasportino un oggetto che abbia una misura sufficiente per rendere chayav uno e l'altro, ovvero la quantità minima per essere chayav si trasporta cibo, abbiamo detto, è la misura di grogeret, un fico secco. Quando due persone trasportano, devono trasportare due fichi insieme o è sufficiente un fico solo? È vero che un fico è la quantità minima per essere chayav, ma qui abbiamo due persone che lo trasportano. Quindi ho bisogno che, per dire che sono entrambi chayavim, ho bisogno che entrambi trasportino insieme due fichi messi insieme, o dilma shiur echad lechulam, oppure è sufficiente anche una misura per entrambi? E questa domanda è anche per Rabbi Yudah, nel caso in cui due trasportano insieme e ciascuno da solo non è in grado di trasportare tutto, dice Rabbi Yudah, sono entrambi chayavim, la stessa domanda si applica anche lì. Dice la Gemara, Rav Chisda e Rav Amuna discutono, Chadamar shiur lazeh ve shiur lazeh, Chadamar shiur echad lechulam. Discutono, uno dice che per essere chayavim serve che trasportino insieme due misure, l'altro dice basta una misura. Adesso la Gemara porta una sfizza di prove che è sufficiente una sola misura. Ama Rav Papa Mishmederava, disse Rav Papa nome di Rava, Afanana Mitanina, noi abbiamo usato una prova che è sufficiente una misura. La Mishnah diceva che abbiamo citato prima, Ayayo Sheva Gabei Mita, se un Zav è seduto su un letto, Ve'arma Taliyota Khatarabera Mita, e ci sono sotto i quattro piedi del letto, ci sono sotto ciascun piede c'è un abito. Teneot sono tutti impuri, mi pneisce enye chorana moda al shalosh, diceva la prima opinione, siccome il letto non può reggersi su tre gambe, bensì serve quattro gambe, è come se tutto il peso del Zav fosse su tutte le quattro gambe e quindi rende impuro tutte le quattro, i quattro abiti. Dice la Gemara Ve'a mai perché? Liba e shiur zivalase, ve shiur zivalase, abbiamo quattro abiti. Avremmo bisogno quattro Zavim su questo letto per rendere impuro tutti gli abiti. Perché se hai un Zav sul letto, viene fuori che c'è un quarto di peso su ciascun abito, non ho il peso del Zav completo, e per rendere impuro ho bisogno la maggior parte del peso del Zav, e qui non è il caso, perché ogni gamba prende un quarto del Zav, e quindi ogni abito sotto questo letto prende un quarto del peso. Lav mishum d'amrinan shiur echad lechulan, non è forse il motivo perché tutti sono impuri, perché basta una sola misura? Quindi qui abbiamo una prova che basta una sola misura per tutti e quattro che reggono la fonte del problema, in questo caso l'impurità, nel caso di Shabbat, quelli che trasportano l'oggetto o il cibo. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, disse Rav Nachman bar Yitzchak, Afanana Mitanina, anche noi abbiamo una prova, da una Mishnah che dice, Tzvi nishenichnas labayit, se un cervo entra in casa, Ve'na'al echad befanav, e uno chiude la porta, Chayav e Chayav, perché? Perché ha cacciato, Shabbat è andato a cacciare vuol dire catturare, non cacciare, tra catturare, questa persona chiudendo la porta ha catturato il cervo. Na lusce naim, se due persone però chiudono la porta, peturim, sono entrambi esenti, perché? Perché è il caso di
Zeyachol, ve Zeyachol. Ciascuno è in grado di chiudere la porta da solo. Siccome l'hanno chiuso insieme, Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon mi dicono che sono entrambi peturim. Invece, lo Yachol echad linol ve narush enayim, se invece la porta è molto pesante e uno da solo non è in grado di chiudere la porta, servono per forza entrambi, chayavim, saranno entrambi chayavim, come ci diceva Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, ve'amai, perché sono chayavim? Libai shiur zida, servirebbe però la misura che rende chayav per aver catturato la ze, ve shiur zida la ze. È un cervo e due persone che chiudono la porta, e quindi servirebbero due cervi per essere chayav, perché un cervo è una sola misura, e un mezzo cervo per uno, mezzo cervo per l'altro. La mishum de amrinan shiur echad de chulam, il motivo per cui comunque entrambi sono chayavim non è forse perché mi dico che basta una misura per entrambi? Sì, quindi questa è un'altra prova che mi basta una misura di fonte di problema, in questo caso cacciare di Shabbat, per due persone che fanno quell'attività, ovvero chiudere la porta. Amar Ravina, disse Ravina, affanana mitanina, anche noi abbiamo stato una prova. Asuta finisce ganhu vetavhu, se due soci rubano in società un animale, un toro o una pecora, e poi fanno la shechita a questo toro, a questa pecora, chayavim, sono chayavim. Cosa vuol dire? Quando una persona ruba un oggetto e poi viene trovato che ha rubato, oltre a pagare il principale, deve pagare il doppio, deve pagare kefel. Quando invece una persona ruba un toro o una pecora, e dopodiché fa la shechita, oppure lo vende, dovrà pagare per la pecora 4 volte di più, cioè oltre al principale 3 volte in più, e invece per il toro 5 volte, cioè oltre al principale 4 volte di più. Ora, se abbiamo due che rubano un animale e gli fanno la shechita insieme, o lo vendono, abbiamo un animale per due soci. Eppure mi dice la Mishnah, la Beraita, che entrambi devono pagare 4 volte di più o 5 volte di più. Ve'amai, dice la Gemara, perché? Libae shiurte vichalaze, ve shiurte vichalaze, mi servirebbe la misura di fare la shechita per uno e per l'altro. Se faccio la shechita di un solo animale, ciascuno mi taglia uno dei due simanim. I simanim sono le due parti che devono essere tagliate durante la shechita, l'esofago e la trachea. Se divido l'animale in due, uno mi ha tagliato l'esofago, l'altro la trachea, non è una shechita. Se la shechita non è kasher, non si paga 4 volte di più o 5 volte di più, perché questa è la regola. Eppure viene detto qua che entrambi devono pagare 4 volte di più o 5 volte di più. Lav mishum de amrinan shiur echad de chulam, il motivo per questo non è forse perché diciamo che è sufficiente una misura per entrambi? Sì, quindi anche qua abbiamo un'altra prova. Ultima prova che la Gemara invece respinge. Ve'ama Ravashi, disse Ravashi, afana namitanina. Anche noi abbiamo studiato una prova. La Beraita dice, Shinaim sheotziu kanesh el gardi chayavin. Due persone che trasportano un bastone, che usano i tessitori per mettere bene, per sistemare bene i fili in lungo e in largo, quando vengono messi sulla macchina per cucire, sono chayavim. Adesso è un solo bastone e due persone che lo trasportano. Questo bastone può essere adoperato per una sola macchina alla volta. Ve'amai, perché sono entrambi chayavim? Libae dovrebbe necessitare shiuro tzaleze, ve shiuro tzaleze. La misura che può essere una misura per uno e una misura per l'altro. Invece abbiamo soltanto una misura, cioè un solo bastone con cui puoi fare una sola trasgressione e due persone che lo trasportano. La mishum de amrinan shiur echad de chulam, il motivo per cui comunque entrambi sono chayavim non è forse perché diciamo che è sufficiente una misura per entrambi? Dice la Gemara, no. Amma le ravacha berede rava de ravashi, disse ravacha, figlio di rava a ravashi, Dilma forse, de itbei che deve vascer bezzakela la ze, bezzakela la ze, forse questo bastone in effetti ha due misure, non per cucire due abiti, perché puoi cucire o uno o l'altro, però se si spezza questo bastone in due, posso ricavare due misure per poter cucinare quella famosa, di cui parlavamo molte volte in precedenza, quell'uovo di gallina, mescolato con olio e messo in tegame, che ci vuole poco per cucinarlo, e quindi due persone che trasportano questo bastone stanno trasportando due misure, perché se diviso in due c'è abbastanza combustibile per uno, di modo che possa cucinare il suo uovo, e per l'altro, quindi ciascuno per fare la sua trasgressione. Quindi non è una prova, dice la Gemara, non capisco la tua respinzione. Imken, se è questo il caso, li shamina kane de alma, la Braita avrebbe dovuto parlarmi di un bastone qualsiasi, che è quello che viene usato come combustibile, ma Ishna de Gardi, perché mi parla proprio di un bastone usato per tessere. Chiaramente la Braita vuole insegnarmi che anche se è un bastone che è adoperato per una sola persona alla volta, anche se due lo trasportano, sono comunque chayavim. Non può parlarmi
di un caso in cui si usa questo bastone per usare per cucinare l'uovo, perché se quello è il caso basta avere un altro bastone, non serve questo bastone Gardì dei tessitori. Dice la Gemara 9, Dilma, è vero, si tratta del bastone dei tessitori, Vedilma però magari, forse, de idbe che delle rogma palase, de che delle rogma palase, magari è molto lungo, di modo che simultaneamente ho due macchine vicine e simultaneamente posso spostare i fili di una macchina e dell'altra. E quindi si tratta di un bastone che ha due misure, cioè è un bastone che può essere usato per due persone separatamente. Dice la Gemara, hai ragione, Ela, meha leka le mishpamina, hai ragione, da questa braita non c'è una prova che basta una misura per entrambi, perché da questa braita effettivamente potrebbe trattarsi che sono due misure, perché è un bastone che può essere usato per due persone simultaneamente, ed è per questo che sono entrambi chayavim, altrimenti avrei detto che sono peturim. Ad ogni modo ho altre prove che la Gemara ha citato prima, che basta una misura per entrambi. Quest'ultima viene respinta, però fatto sta che abbiamo le prove precedenti che mi indicano che basta una misura per entrambi. Conclude la Gemara, Tani Tana Kamed Rav Nachman, insegnò uno dei Chachamim di fronte a Rav Nachman, disse questo, Shenaim Sheotziu Kanesh Gardi Peturin, due persone che trasportano questo bastone Gardi, questo bastone dei tessitori, Peturin, non sono Chayavim, Rabbi Shimon Mechayavim, invece Rabbi Shimon dice che sono Chayavim, vi subito la Gemara, Klapei Laia, in quale direzione stai andando? Rabbi Shimon è quello che mi dice che sono Peturim, dice la Gemara hai ragione, e la bensì, Eima Chayavim, devi dire così, che la prima opinione dice che sono Chayavim, Rabbi Shimon Poter, invece Rabbi Shimon che dice che sono Peturim, perché in effetti abbiamo visto fino adesso che Rabbi Shimon che dice che se due persone fanno insieme l'attività proibita sono entrambi Peturim. Dice la Mishnah, Amotziu Chayim Pachot Mikashiur Bekli, se una persona trasporta di Shabbat dei cibi che sono meno della misura minima in un utensile. Ad esempio, una persona trasporta un cibo meno di grogheret. Abbiamo visto fino adesso che la misura minima per essere Chayav, se si trasporta il cibo, è la misura di grogheret. Io trasporto meno di grogheret in un piatto. Adesso il piatto ha la sua misura, però il piatto è ad uso di questo cibo. Dice la Mishnah, patur afalakli, una persona è patur, sarà patur certamente per aver trasportato questo cibo perché non c'è la misura minima, non solo è patur per il cibo, è anche patur per il piatto, perché shiaklit felalo, perché il piatto è ad uso del cibo e quindi il piatto non ha una funzione a sé stante, bensì è di ausilio del cibo. Siccome per il cibo sono patur, allora anche per il piatto sarò patur, perché il piatto è lì per il cibo. Oppure et achai, se una persona trasporta una persona viva bemita su un letto, patura fa la mità. Una persona che trasporta una persona vivente è patur, perché c'è una regola che dice achai nosse et atzmo, l'essere vivente trasporta se stesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che alleggerisce il suo peso. Quindi se Reuven trasporta Shimon, Reuven non sarà chayav di aver trasportato Shimon. Perché? Perché ha trasportato una persona che di per sé, come se fosse si trasportasse da solo, perché è vivo, alleggerisce il peso. Alleggerisce il peso. Se Reuven trasporta Shimon su un letto, sarà patur anche per il letto, perché siccome è patur per aver trasportato Shimon perché è vivo, è patur anche per il letto, perché il letto è ad uso di Shimon, quindi così come il piatto ad uso del cibo. Shamita tefelalo, perché il letto è ad uso della persona vivente, quindi è nullo di fronte alla persona che vi dorme sopra. E tamet bemita, se invece uno trasporta il morto in un letto, chayav, sarà chayav per il morto. Perché chayav per il morto? Perché il morto non trasporta se stesso, il letto è a servizio del morto, quindi fa parte del morto. Il morto però, quindi il letto non è a sé stante, è sempre a servizio del morto. Il morto però sarà chayav perché non trasporta se stesso. Un'altra cosa dice la Mishnah, Vehen kezait minamet, se una persona trasporta fuori dalla casa un kazait di un morto, cioè c'è una parte di un morto che si distacca dal morto, grande come un kazait almeno, può rendere impuro. Allora una persona dice non voglio essere impuro, allora lo trasporto fuori di casa, oppure un kezait minanevela, oppure un kazait di una carcassa di un animale morto, vekada shaminasheretz, o come la misura di una lenticchia da uno dei 8 brulicanti che rendono impuri se sono morti. Dice la prima opinione, dice Rabbi Yehuda, chayav, chi li trasporta è chayav, cioè io li trasporto fuori da casa perché? Non perché sono interessato al trasporto in sé, sono interessato a sbarazzarmi di questa fonte di impurità. E quindi questa si chiama melacha sheinat zericha legufa,
un'attività di cui non sono interessato dell'attività stessa, bensì della conseguenza dell'attività. Io faccio l'attività proibita, che è quella di trasportare da una proprietà all'altra, ma non sono interessato a questa attività, non è che ho un interesse a trasportare questo casai del morto o della carcassa o la adasha del sheret. Sono interessato che non sia in casa. Dice la prima opinione, sono comunque chayav. Rabbi Shimon Poter, invece Rabbi Shimon dice no, è patur. Perché? Perché per essere chayav deve essere interessato all'attività stessa, qui sei interessato solo alla conseguenza e quindi sei patur. Dice la Gemara, Tanur Rabbanan, insegnano ai maestri una beraita, Amozio Khalin Kashiu, se una persona trasporta di Shabbat del cibo con la sua misura minima, ovvero kigrogeret, Imbikli chayav ala ukhalin patur li tzarichlo chayav afalakina kli. Se però una persona ha bisogno di quel contenitore anche per qualcos'altro, a questo punto